Grande fratello VIP, retroscena finale, sfiorata Antonella Micola, le hanno divise. Continuano a trapelare retroscena sulla finale del Grande Fratello VIP, a distanza di neppure 24 ore dal trionfo di Nikita. Sul web circolano voci e segnalazioni su quello che sarebbe accaduto tra i concorrenti a telecamere spente. Biagio Danelli, per esempio, ha raccontato che tra Micola e Antonella ci sarebbe stato un diverso così acceso da costringere terze persone a separarle per evitare una rissa. Anche la madre di Tavassi è stata sorpresa dai presenti mentre discuteva con Charlie, Giorgia e con alcuni addetti ai lavori. Sono successe moltissime cose durante e dopo la finale del Grande Fratello VIP 7, Gwendalina Tavassi. Ad esempio, ha ripreso sua madre mentre litigava con alcuni ex concorrenti, Charlie Gnocchi e George Ciupilan, ai quali ha impedito di avvicinarsi al figlio Edoardo, e anche con qualche membro della redazione. I fatti più importanti, però, sarebbero accaduti dietro le quinte dell'ultima puntata. Amedeo Venza ha riportato il racconto di una fan che sostiene che tra Antonella e Antonino ci sarebbe stato uno scambio di affettuosità all'insaputa di Donna Maria. Ovvero abbracci e sguardi complici nel backstage. Fiordelisi, però, si sarebbe resa protagonista di un altro momento di tensione. A raccontare questo retroscena è stato Biagio Danelli sui social network. L'esperto di gossip, dunque, ha preso parola su Instagram e ha dichiarato, annuncio. Post puntata, e quindi a riflettori spenti, si è sfiorata la rissa tra Antonella e Micola. Due donne, a reality finito, hanno avuto un diverbio acceso. Le hanno divise. Scoop sensazionale ma per me una cafonata pazzesca, ha concluso Danelli nel suo racconto. Stando a questa indiscrezione, dunque, Fiordelisi e Incurvaia avrebbero litigato furiosamente al termine della finalissima del Grande Fratello VIP. Confermando l'astio che c'è tra loro anche lontano dalle telecamere. Le due protagoniste delle reality show si sono scontrate sin dal loro primo incontro all'interno della casa, l'oggetto del contendere è stato quasi sempre Edoardo Donna Maria. Attuale compagno dell'influencer ed ex fiamma della sorella di Clizia. Le giovani non hanno smesso di punzecchiarsi neppure quando la 25enne è stata eliminata. Anzi ci ha pensato Signorini a metterle faccia a faccia durante la semifinale di lunedì scorso. La casa ha chiuso i battenti lunedì 3 aprile dopo più di 6 mesi, a salire sul gradino più alto del podio. È stata Nikita Pelizzon, secondo posto per Oriana Marzoli e terzo per Alberto De Pisis. Gli ascolti della finale del Grande Fratello VIP 7 non sono stati eccellenti, l'ultima puntata è stata seguita da 2,8 milioni di persone, per uno share del 24%. Questi dati, se paragonati a quelli delle precedenti edizioni delle reality show, sono i più bassi della storia. Orice crestine pentru tine, fi egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun...